Mattia Dacomo Azzurro nel giorno dopo la sconfitta contro il Sassuolo, la seconda consecutiva. Alle porte la Roma di Luciano Spalletti, ma c'è grande attesa per la decisione del giudice sportivo a riguardo del gesto di Lorenzo Tonelli al momento dell'espulsione. Ovviamente non sono sola, con me Bruno Russo, allenatore, è stato ad Empoli nella stagione 2008-2009, era il vice di Silvio Baldini, attualmente dirigente sportivo. Intanto benvenuto. Buonasera a tutti. Tommaso Carmignani, giornalista della Nazione, Radio Lady e Empoli Channel. Ciao, ciao a tutti. Iniziamo subito con un commento a Sassuolo-Empoli, la prestazione ma anche e soprattutto il gesto, direi, di Lorenzo Tonelli. Ma la prestazione è giudicabile secondo me fino a un certo punto, perché poi alla fine l'Empoli ha cominciato a perdere tutto, nel senso si è ritrovato in vantaggio con un uomo in più, poi ha perso Tonelli e quindi si è ritrovato in parità numerica, però senza difensori, perché Arialdo è infortunato, era in panchina soltanto così per pro forma, perché non era in grado di giocare. Camporese fuori per infortunio, Mario Rui fuori per squalifica, Costa fuori per infortunio, insomma Giampaolo si è ritrovato senza centrale, corso ai ripari, però è chiaro che nel gioco, diciamo così, delle espulsioni quella che ci ha perso di più è stata appunto l'Empoli, si è ritrovata senza il suo ministro della difesa e a quel punto ha trovato anche un Sassuolo arrabbiato che ha infilato 3 gol in rapida successione a cavallo tra la fine del primo e l'inizio del secondo tempo e lì non è più stato in grado di reagire. Quanto a Tonelli, al di là dell'espulsione, su cui si può discutere, secondo me non è scandalosa quell'espulsione. Ho sentito dire la compensazione, sì, è vero, l'arbitro probabilmente se non avesse espulso Missiroli ingiustamente prima non avrebbe buttato fuori neanche Tonelli. Però è un rosso che ci può stare, un doppio giallo che ci può stare. Il gesto che ha fatto dopo è una sciocchezza perché gli costerà caro. Bruno Russo, la tua lettura? Ma credo che sia stata un po' una partita condizionata un po' dagli episodi, al di là delle espulsioni. Il Sassuolo sono due squadre che stanno facendo un grande campionato, quindi la vittoria del Sassuolo credo che sia legata un po' a fatti episodici che hanno fatto sì che il Sassuolo riprendesse quel grande cammino che aveva fatto prima di qualche settimana fa, dove ora era qualche partita che non vinceva. Ci sono giocatori di grande qualità, specialmente in attacco nel Sassuolo, che hanno un attimino, sono stati anche condizionati dal fatto che l'Empoli a un certo punto giocava veramente senza difensori di ruolo e quindi la grande qualità dei vari De Frey e Berardi hanno fatto poi la differenza. E andando invece oltre la partita di ieri, parlando del momento che sta vivendo l'Empoli? Ma io credo che sia una cosa fisiologica. L'Empoli insieme a Sassuolo appunto sono le due squadre sorprese del campionato, stanno andando veramente oltre probabilmente le loro potenzialità, quindi credo che questo momento sia da mettere nella normale svolgimento del campionato. Sicuramente sopra le aspettative l'Empoli di questa. Sì, l'Empoli e anche il Sassuolo, credo che l'Empoli forse sia veramente la vera sorpresa del campionato, perché una società, una squadra come l'Empoli, avere i punti che ha in questo momento l'Empoli, credo che all'inizio del campionato non ci avrebbe scommesso nessuno, quindi merito al grande lavoro che sta facendo da qualche anno la società. Cambiano gli allenatori, ma vedo che il progetto Empoli va sempre avanti, quindi c'è da essere soddisfatti da parte loro. Parlavi dell'emergenza difensiva, Tommaso, e soprattutto sicuramente contro la Roma, poi da capire anche quante saranno le giornate di squalifica per Lorenzo Tonelli, insomma Marco Giampaolo dovrà fare a meno di quello. Sì, con la Roma sicuramente sì, perché è chiaro che l'espulsione gli costa la squalifica, questa gliel'avrebbe costata comunque, insomma una giornata se la beccava comunque, mancherà anche Saponara. Un Tonelli alla Mourinho, insomma. Sì, un Tonelli alla Mourinho senza senso a mio avviso, io mi dispiace doverlo dire, Tonelli lo abbiamo esaltato giustamente tante volte, io lo ritengo uno dei migliori difensori di questo campionato, un giocatore che vale secondo me tutti i soldi che l'Empoli chiede, vedo difensori di grandi squadre che secondo me sono inferiori a Lorenzo Tonelli, non soltanto dal punto di vista tecnico ma anche come personalità, perché stiamo parlando di un giocatore che ha carattere, che ha personalità e che anche nello spogliatoio si fa sentire. Stavolta ha fatto una sciocchezza, perché non aveva senso
non aveva il minimo senso fare quel gesto davanti alle telecamere. Puoi protestare, ti puoi arrabbiare, sicuramente la compensazione dell'arbitro, l'errore dell'arbitro, siamo tutti d'accordo, ma se fai quel gesto lì sai che automaticamente ti esponi al rischio di una pesante squalifica. L'Empoli in questo momento fa fatica a rinunciare ai difensori, soprattutto a un difensore, al più forte difensore che ha in rosa, perché stiamo comunque parlando di una squadra che con la Roma probabilmente dovrà fare a meno anche di Costa, che non si sa quando rientra. A questo punto insomma l'infortunio sta diventando piuttosto serio, è già diventato piuttosto serio. Kosic ieri è uscito con una caviglia mezza rotta, Arialdo si spera che possa farcela, non lo sappiamo, Camporese dubbi, perché anche lì non si sa quando può recuperare, se può recuperare. Insomma, quindi l'emergenza, l'emergenza è totale, no? Che c'è, è piena, è assolutamente grave l'emergenza. Ecco, Bruno Russo allenatore insieme a Silvio Baldini in quel 2008-2009, come si sarebbero comportati con Lorenzo Tonelli? Ma sono quelle cose che parliamo di un giocatore che è ancora giovane, sono quelle cose istintive che non andrebbero fatte, perché poi dopo lui ora è diventato anche, nonostante la giovane età, è diventato anche un po' il leader della squadra, specialmente nel reparto difensivo. Però sono quelle cose, secondo me, che sono dei gesti istintivi che non hanno una spiegazione, quindi sono degli errori gravi che però purtroppo non possono essere aggiustati prima. È capitato. E come giocatore come lo valuti invece? No, lo valuto, è cresciuto moltissimo, il fatto che lui abbia anche un mercato importante ne è la dimostrazione, che sta facendo un grande campionato, e infatti proprio per questo non dovrebbero accadere questi episodi che vanno un pochettino a minare il grande lavoro che lui sta facendo per cercare di riuscire a salvare l'Empoli e poi entrare in un mercato. Comunque dai, la salvezza possiamo dire che c'è già, Sì, chiaramente l'Empoli è una posizione un po' privilegiata, però il campionato ancora sembrava che delle squadre avessero mollato, invece sono sempre in corsa e quindi bisogna stare sempre attenti fino a che la matematica non dà il suo verdetto. Torniamo nel post gara con le dichiarazioni dei protagonisti. Io l'ho detto poco fa, quando tu perdi l'unico difensore disponibile centrale che è Tonelli, rimettersi a posto non è semplice. Quando tu giochi con Kosic, che è stato straordinario all'esordio dopo forse un anno che non giocava, noi abbiamo perso l'unico giocatore che non avremmo dovuto perdere in questa partita, l'unica espulsione che non avremmo dovuto subire in questa partita. Noi siamo partiti con Barba, Costa, Tonelli, Camporese, oggi abbiamo chiuso al 95esimo e non c'era nessuno di questi, quindi se dobbiamo giustificare il risultato lo giustifichiamo, ma sono difficoltà oggettive e nonostante queste difficoltà la squadra non si è arresa, e questa è una nota di merito. Ragazzi, cosa devo rimproverare? Quisquiglie, si sono battuti fino alla fine, avete visto come abbiamo chiuso la partita, questi sono stati straordinari. Il problema non è aver perso questa partita, che già mi dà molto fastidio, il problema è capire chi avremo nelle prossime partite di calciatori, difensori disponibili, che finire la partita con Laurini e Kosic centrali non l'avremmo pensato mai nella vita, questa è la realtà. Poi si va avanti e si lavora. Ma io penso che abbiamo giocato a viso aperto, poi siamo creati tutti i presupposti per portare a casa la partita, perché vincevi 1-0, eravamo sopra di, avevamo un uomo in più. Poi dispiace per l'espulsione di Lorenzo, che comunque ha rimesso in equilibrio tutto, loro hanno trovato subito il pareggio e poi abbiamo accusato un po' quei due gol avvicinati nel secondo tempo, però alla fine abbiamo avuto una buona reazione. Io dopo il 3-2 credevo anche di pareggiarla, perché vedevo che loro erano timorosi, noi comunque abbiamo dato tutto fino alla fine per cercare di pareggiarla e dispiace, dai, dispiace per questo periodo che stiamo passando, ma sicuramente lavoreremo
per ritornare ai livelli di prima, anche se sono difficili. E quindi niente, dai, cerchiamo di tenere sempre la testa alta e lavorare per migliorarci sempre. Sì, sicuramente è cambiato tanto perché eravamo un giocatore di più, dovevamo gestire bene la palla. Niente, non siamo riusciti a farlo questo e poi abbiamo preso un cartellino rosso inutile, no? Che poi siamo calati e poi abbiamo preso anche i gol. Niente, però anche in secondo tempo non dobbiamo entrare in campo e prendere due gol subito, no? Quindi dobbiamo crescere su questo punto di vista e dobbiamo evitare questi errori. Tutti i cambi che ha fatto mister, tutti i giocatori che sono entrati hanno dato il suo contributo, no? Anche più ha fatto benissimo, poi Bitante e Hassan hanno fatto bene, quindi abbiamo tanti giocatori forti e anche loro sono sempre pronti e credo che alla fine meritavamo di qualcosa di più, anche pareggio, no? Che era un punto importante per noi. Sicuramente peccato perché da tre partite che non portiamo vittoria a casa e poi sabato ci aspetta una partita difficile, però sono convinto che faremo bene. Sì, io ripeto, anche tutta la squadra ha fatto una buona prestazione, no? Oggi tutti i giocatori hanno fatto bene, anche Kostić, che non ha giocato da tanto tempo, è entrato oggi e ha fatto una buona prestazione, quindi niente, dobbiamo... Dimmi come giudichi la tua prestazione. No, abbastanza bene sicuramente, però lo so che so e devo fare meglio ancora, no? Perché alla fine magari... No, inizio secondo tempo potevo fare qualcosa di più, però niente, abbastanza bene come tutta la squadra. E abbiamo visto anche un'esultanza particolare di Zielinski, che ha spiegato poi a Radio Levi. Sì, non l'ha spiegata in parte, perché secondo me poi alla fine era partito per spiegarla, poi però si è fermato perché non voleva fare casino, non voleva fare polemica. Non voleva far nomi, insomma. Non voleva far nomi, non voleva fare polemica. Secondo me il riferimento non era al periodo empolese, ma a qualcosa di precedente, quando magari qualcuno non ha creduto fino in fondo in lui, e tant'è che appunto da qui l'esperienza, la decisione anche di mandarlo a giocare in prestito a Empoli. Qui stiamo parlando di un centrocampista straordinario, perché noi abbiamo sempre detto Zielinski ha un limite, ha un difetto, se possiamo parlare di difetto, quello di non riuscire a trovare la porta. L'anno scorso, ma è anche in allenamento e soprattutto, guarda, l'abbiamo notato spesso anche durante le amichevoli estive, Zielinski arrivava a tirare in porta in queste amichevoli almeno 5, 6, 7 volte, non riusciva a trovare mai la porta. E allora dicevamo, se questo comincia a trovare la porta diventa un giocatore. Ora sta trovando anche la porta, ha già fatto 3 gol. Questo è un centrocampista da grande squadra, a mio avviso. Chi ti ha sorpreso di più, Bruno, di questa stagione dell'Empoli? Ma credo che il giocatore che si è più contraddistinto è proprio Zielinski. Secondo me è un centrocampista veramente da grande squadra. Però devo dire che l'Empoli è proprio tutto il lavoro... Il grande lavoro che sta facendo Giampaolo in continuazione con quello fatto da Sarri, sinceramente non è proprio tutto il complesso, tutta la squadra che secondo me sta facendo un grande campionato. Compreso l'allenatore che io sinceramente conosco benissimo, era stato un pochettino dimenticato, è stato ripescato giustamente dall'Empoli, ha sempre avuto delle grandi qualità sotto l'aspetto sia tecnico che tattico, e ora lo sta dimostrando e lo meritava. Alle porte la sfida con un altro allenatore molto amato a Empoli, che è Luciano Spalletti, che comunque ha guidato la cavalcata dell'Empoli, ma ne parliamo dopo la pubblicità.